Hai problemi col gioco d'azzardo? Diciamo che ci sono andato vicino ad avere problemi col gioco d'azzardo. Ho riconosciuto alcuni sintomi della ludopatia, anche se è un termine improprio. Però c'è molto di più di cui parlare. Parlerò dei rischi, parlerò della mia esperienza col gioco d'azzardo, di come sono passato dall'essere un utente del gioco d'azzardo a lavorare nel mondo del gioco d'azzardo. E dato che sono una persona che lavora nel mondo del gioco d'azzardo, vi darò qualche informazione. Parleremo un pochino di slot machine, di roulette, di gratta e vinci, dei vari metodi di gioco d'azzardo, ricordando alcune cose da tenere a mente quando uno si dedica al gioco d'azzardo, ok? Come vi avevo promesso, cominciamo a parlare della mia esperienza con il gioco d'azzardo, ok? Niente di che, ragazzi, non ho venduto mia madre per giocare d'azzardo, non sono finito in galera, non ho delle trucide storie di malavita a causa dei miei debiti di gioco. Semplicemente quando andavo al liceo c'era un bar davanti al liceo che aveva le slot machine, come molti bar, come molte sale giochi. E diciamo che era un bar abbastanza lascivo per quanto riguarda le slot, cioè ci faceva giocare i ragazzi. Non mi è mai stato chiesto un ID, non mi è mai stato chiesto niente, anche se ci giocavo quando ero minorenne. Sarà che io sembravo comunque più grande della mia età, però in generale sono soldi che a loro entrano, quindi di solito uno chiude un occhio. E lì cominciai a giocare. Ai tempi c'erano queste slot machine che sono molto famose in Italia, che si chiamano Eggfall Gold, qualcosa del genere. Sono delle slot machine sviluppate da una casa italiana, una casa di sviluppo italiana, che hanno come protagonisti le galline, le volpi che fanno le uova d'oro, no? Le galline fanno le uova d'oro e le volpi che lo vogliono rubare. E cosa successe? Che provai a giocare qualche euro, ne vinsi 300, ok? Ebbi una serie di vincite che funzionavano e questa cosa innescò in me di dire: ah, cazzo, ho trovato un modo, sono fortunato, ho trovato un modo per arrotondare i soldi, ho trovato un modo per ottenere qualche soldo a gratis, considerato che comunque andavo a scuola, non lavoravo, magari avevo i soldi per comprarmi colazione e se potevo trasformare un euro in 100 avrei potuto avere la svolta, no? Potevo diventare indipendente dal punto di vista economico. Ovviamente funziona così. Parte della vincita venne reinvestita ovviamente nel gioco perché funziona così. Cominciai a perdere e mi resi conto che in me si stava sviluppando alcuni di quelli che vengono considerati dei sintomi della ludopatia. Ora, ludopatia è un termine sbagliato perché molte persone sono restie a considerare l'azzardo come un gioco, ok? Quindi ludos che deriva da gioco, cioè ludos che significa gioco, non è giusto usarlo in quel modo. Avevo 17-18 anni all'epoca, ok? Quando ho iniziato. E vi leggo i sintomi della ludopatia, direttamente da Wikipedia. Il giocatore diagnosticato affetto da gioco d'azzardo patologico, se presenta almeno 5 dei sintomi che seguono. È assorbito dal gioco, per esempio continuamente intento a rivivere esperienze trascorse di gioco, a pianificare la prossima impresa di gioco, a escogitare modi per procurarsi denaro per giocare, e questo già lo provavo. Ha bisogno di giocare somme di denaro sempre maggiori per raggiungere lo stato di eccitazione desiderato? Sì. Tenta di ridurre, controllare, interrompere il gioco d'azzardo ma senza successo? Sì. È irrequieto e irritabile quando tenta di ridurre o interrompere il gioco d'azzardo. Questo no, ma io la cosa che sentivo di più era che non mi rendevo conto di quanto stavo giocando. Partivo con l'idea di giocare un paio di euro, poi dopo aver giocato 2 euro dicevo: però ho perso questi 2 euro, posso recuperarli se metto un altro euro, che è quella la trappola su cui ruota il gioco d'azzardo. E prima che me ne rendessi conto ne avevo spesi 10, 20, 30. Okay. Giocare d'azzardo per sfuggire a problemi o per alleviare un umore disforico, per esempio sentimenti di impotenza, colpa, ansia, depressione, quindi fuggire dentro un gioco d'azzardo. Dopo aver perso il gioco, spesso torna un altro giorno per giocare ancora, rincorrendo le proprie perdite, e questo è quello che vi ho detto. Mente la propria famiglia, il terapeuta, altri per occultare l'identità del coinvolgimento nel gioco d'azzardo. Ovviamente questo si parla di livelli superiori. Ha commesso azioni legali come falsificazione, truffa, furto, appropriazione indebita per finanziare il gioco d'azzardo. Ha messo a repentaglio, perso una relazione significativa, il lavoro oppure opportunità scolastiche o di carriera per il gioco d'azzardo. Fa affidamento sugli altri per reperire denaro per alleviare la situazione economica difficile causata dal gioco, operazioni di salvataggio. Questi sono i 10 sintomi che caratterizzano la ludopatia. Ora, io avevo riconosciuto che tendevo a essere catturato dal meccanismo delle slot machine, in particolare non di altri sistemi, non dei gratta e vinci, non del poker, non dei video poker. E questo me lo dico per sottolineare il pericolo della ludopatia. Non è detto che se uno
ha una tendenza a farsi catturare dell'azzardopatia, che poi si chiama anche in questo modo, comunque dal diventare giocatore d'azzardo patologico, lo sia con tutti i giochi. Quindi, se non sentite certe pulsioni nei confronti di una meccanica di gioco d'azzardo, non sentitevi al sicuro dicendo: ah, ok, sono immune da questa cosa, perché non è detto che lo siate. Comunque, avevo provato questa cosa qui sulla mia pelle e praticamente mi ci sono allontanato, ho smesso di giocare ai giochi d'azzardo, sebbene ogni volta in cui vedo una slot machine, vedevo una slot machine, mi rendevo conto che mi veniva voglia di giocare, ok? Mi è ricapitato di giocare magari un euro così, rendendomi conto di come subito questa cosa mi tira dentro. E quando siamo andati per esempio alle Isole Canarie, a Tenerife, a Santa Cruz in particolare l'anno scorso a gennaio, siamo andati a visitare un casinò e ci ho perso diversi soldi, non tantissimi, ma diverse decine di euro che avrei più volontariamente speso per mangiare con la mia ragazza o per comprare qualcosa, ma visto che mi era stato proposto, non mi sono reso conto di come i soldi volavano via in fretta. Quindi io riconosco di essere particolarmente suscettibile a questa cosa qui. Ora, come cambiate il mio approccio col gioco d'azzardo? Oltre al fatto ovviamente che non ci gioco più, la cosa è cambiata è che io sono curiosamente, sono finito a lavorare col gioco d'azzardo. In che modo? Nel 2016 ho iniziato a lavorare come uno scrittore tecnico pubblicitario, il ruolo che ricopro adesso. Mi occupo della scrittura di testi tecnici, di traduzioni, di revisioni, di recensioni, articoli di giornale, qualsiasi scrittura tecnica e commerciale, economica, per il web, giornalistica, no? Quindi tutto ciò che non è fiction praticamente lo scrivo io. Ho lavorato per marchi importanti, ho scritto articoli per i settori sport della Red Bull, ho lavorato con clienti da tutte le parti del mondo. Sono 4 anni che lavoro in questo settore. E in 4 anni ho avuto veramente cliente da una grande. Da praticamente tutti i paesi del mondo, ok? Sia quelli asiatici che quelli americani. Ma mi manca l'Africa, ho avuto semplicemente alcuni clienti egiziani, ma non ho ancora avuto la fortuna di lavorare con persone di altri paesi africani. Curiosamente, ho scoperto che in questo settore qui, nella scrittura tecnica, soprattutto per i freelancer, ci sono dei settori, delle tematiche che tendono a essere più in vista di altre, ok? Tendono a offrire più possibilità lavorative di altre. Quali sono queste tematiche? Sono principalmente tre, quattro se vogliamo. Ci sono le scritture tecniche informatiche, che è un settore che paga molto poco perché in genere è dove trovi i manuali cinesi. Ok, il condizionatore che compri al negozio di cinesi, il telecomando che compri, che c'ho sempre quel librettino tradotto di merda, di solito viene fatto pagare, viene pagato 5 euro per trovare l'intero manuale, quindi la gente lo fa velocemente. Ed è il tipo di lavoro che io ho fatto inizialmente nella mia carriera da freelance. E poi ho scoperto le altre tre grandi macro categorie all'interno del quale si trova, penso, il 60-70% delle tematiche richieste nella scrittura di articoli e testi di questo tipo. Una di queste è il settore sanità e igiene e bellezza, quindi sai, scrittore di articoli sui prodotti a base di bava di lumaca, a base di aloe, pillole per l'impotenza, Viagra, queste cose qui. C'è un settore enorme perché c'è la vendita delle pillole online, chiaramente ci sono questi rivenditori. E ci sono rivenditori dell'erboristeria, è un mondo molto ampio. La seconda macro categoria è quella della criptocurrenzia, delle criptovalute, o valute, criptovalute, tipo Bitcoin, che sono argomenti che io non ho mai voluto trattare perché sono estremamente tecnici, ti richiedono una certa conoscenza per quanto riguarda dell'economia, per dire, della finanza, di queste cose qui, e anche perché sono argomenti abbastanza che potrei definire shady, ok? Non necessariamente negativi, ma che sono abbastanza fumosi. Molte persone sono finite per essere fortemente penalizzate in questi settori, perché magari rincorrono la speranza di successo, rincorrono la speranza di ricchezza, vedono nelle criptovalute, una possibilità per questo. E molte persone ci sono veramente rovinate, quindi ho sempre rifiutato lavori di questo tipo. Curiosamente non ho mai rifiutato i lavori del gioco d'azzardo, infatti la terza macro categoria è proprio quella del gioco d'azzardo. Ci sono tantissimi clienti che ti richiedono articoli, recensioni sulle slot machine, recensioni sui maggiori provider, sui siti di betting, quindi per le scommesse, parlando dei bonus, parlando dei sistemi di discussione e pagamento, tutti gli argomenti nel settore. Per quanto potesse essere
un argomento controverso, comunque, l'ho sempre affrontato nel modo che secondo me era eticamente più giusto. Cioè, io ogni volta che parlo, ad esempio, di una slot machine, quello che faccio è offrire un'analisi tecnica precisa che ti dica quali sono le tue possibilità di vincita, come funziona tecnicamente quella data slot, così che tu abbia un'immagine chiara e possa decidere coscientemente se giocare a quella slot o meno. Se uno soffre di azzardopatia o queste cose qui, ci gioca comunque alle slot, ok? Che trovi il mio articolo o meno. Se trova il mio articolo, sa esattamente quali sono le sue possibilità di vittoria. Questo magari può convincerlo ulteriormente a giocare o può dissuaderlo, non lo so, dipende da persona a persona. Come si struttura, si scrive una recensione su una slot e quali sono i parametri tenuti in considerazione? Un'ottima domanda che mi servirà proprio per affrontare questo argomento. Innanzitutto la struttura di una slot cambia da cliente a cliente. Alcuni clienti vogliono che ti concentri più su determinati argomenti e su altri. La mia struttura che porto con me, con tutti i clienti, di solito è offrire un'introduzione in cui parlo della tematica della slot, quindi il tema che è stato scelto da un punto di vista grafico e visivo, parlare appunto del comparto grafico e visivo spiegando le animazioni, le illustrazioni, la musica, i jingle che vengono utilizzati, e poi parlare del comparto tecnico concentrandomi sulle caratteristiche tecniche della slot di cui parleremo ora. In particolare dell'RTP e della volatilità, due termini che dobbiamo tenere a mente perché sono quelli più importanti in questo settore, e poi parlare anche della struttura della griglia di gioco, parlare di come funzionano le modalità bonus, i simboli che possiamo trovare, insomma, dare una panoramica completa. Di solito metto anche una categoria in cui spiego delle slot simili da un punto di vista tecnico o visivo. Però in generale questo è come strutturo io una recensione di una slot. Cosa sono l'RTP e la volatilità di una slot? Allora, in entrambi i casi si parla di fattori, di elementi che non si applicano solo alle slot, ma anche ad altri giochi d'azzardo. RTP è una sigla che sta per, circa, non so se è la traduzione letterale, ritorno per giocatore, ok? È la percentuale di soldi, infatti viene presa una percentuale da 0 a 100%, talvolta più del 100%, perché l'RTP tende a cambiare in brevi archi di tempo, la percentuale di soldi emessi in forma di vincita confrontata alla percentuale di soldi presa in forma di giocata. Quindi, se io metto 100 euro dentro una slot e questa slot in media mi dà 100 euro in cambio, l'RTP è del 100%, perché 100 non messi, 100 l'ho ripresi, 100% grandi successi. Naturalmente, e questo è importante che lo teniate sempre a mente, ragazzi, nessun gioco d'azzardo è pensato per andare in perdita e neanche per andare pari. È un sistema commerciale, come tale lo scopo principale che ha è quello di far fruttare dei soldi. Per questo motivo i soldi che emetterà un sistema di gioco d'azzardo in forma di vincita saranno sempre inferiori rispetto a quelli inseriti in forma d'acquisto. Un tempo l'RTP, che era questa percentuale, poteva avere valori estremamente bassi. Non era raro trovare delle slot fisiche nei bar o nelle sale giochi che avessero un RTP del 50%, quindi vuol dire che per ogni 100 euro giocati la slot emetteva solamente 50 euro in forma di vincita. Per questo in queste slot era molto più difficile vincere. Però questa cosa veniva mascherata con la volatilità. Cos'è la volatilità? La volatilità è una caratteristica delle slot e comunque dei giochi d'azzardo in generale, che indica, con un valore che può essere volatilità media, bassa o alta, indica in che modo vengono emesse le vincite, ok? Volatilità cosa vuol dire? La volatilità ti indica quanto devi azzardare per ricevere una vincita, ok? Non quanto devi giocare, ma in genere una volatilità alta vuol dire che in quel gioco d'azzardo devo puntare tanti soldi nella speranza di ottenere una vincita finale dal valore più alto, ok? Mentre una volatilità bassa indica che in quella slot, ad esempio, io posso giocare 2 euro, 3 euro e già ottenere delle piccole vincite di valore molto inferiore, che però non mi fanno tardare tanto, non mi fanno rischiare tanto. Cioè, volatilità alta vuol dire rischiare tanto in cambio di un possibile premio alto, volatilità bassa vuol dire rischiare poco in cambio di un premio più basso,
ok? È abbastanza semplice. Però sempre rispettando l'RTP, sempre rispettando il concetto che la slot deve fruttare. L'RTP nel tempo è un valore che è stato aumentato. A livello legale credo non possa più scendere sotto il 90%. Per questo l'RTP medio delle slot online si aggira attorno al 96-97%. Vuol dire che in media sul lungo periodo per tutti i giocatori, per ogni 100 euro giocati, 96 ne vengono emessi in forma di vincita. Che può sembrare un introito basso, ma in realtà se lo moltiplichi per tutti i giocatori e per il tempo giocato e per il numero di slot, frutta molto molto ai casinò. Quando giocavo io alle slot, cioè quando ero giovane, quando 10 anni fa si parla, 11 anni fa, c'erano molte credenze popolari, alcune avevano più fondamenta, altre meno. Ad esempio, c'era la credenza che bastava stalkerare chi giocava alle slot machine nella speranza che nel vedere, cioè quello magari perdeva, e allora andavi a giocarci te e la macchina aveva preso talmente tanti soldi che te potevi ritirare. Dici, ah, la macchina è piena di soldi, quindi per ora deve per forza segnare una vincita. Tecnicamente è vero, nel senso in cui se l'RTP è di un certo tipo, si è preso abbastanza soldi, in media cercherà di riammetterne altri in forma di vincita, quindi se avete seguito una macchina che non ha emesso vincite per un lungo periodo di tempo, è più probabile che quella paghi rispetto a un'altra che ha appena pagato. Ma se non sai l'RTP, non sai il sistema interno che comunque è un generatore randomico e tanto altro, non è una cosa su cui ti puoi basare, ragazzi. Le slot machine non sono un sistema di investimento di denaro, sono un gioco d'azzardo, appunto. Azzardo vuol dire che correte un grosso rischio con le vostre finanze se pensate di trasformarle da A a B, dove B è un punto maggiore di A. Ecco perché non capisco come possa formarsi una dipendenza giocando alle slot machine quando sai che le possibilità di vittoria sono molto basse. Non è come una schedina in cui la vincita dipende dalla tua previsione principale. Però vedi, la possibilità di vittoria di una slot è infinitamente più alta rispetto anche a te vinci. In una slot ti giochi determinati soldi, metti puntate da 50 centesimi, un euro, e in media qualcosa vinci sempre. Magari a volte copri quello che hai giocato, a volte vinci di più, a volte vinci di meno, ma la percezione di vittoria te la dà. Infatti quello è pericoloso, vi consiglio sempre questo: se volete giocare alle slot, fatelo pure, libertà vostra, ma tenete conto, tenete d'occhio il vostro conto di gioco, perché molte slot, soprattutto quelle con la volatilità più bassa, ti danno la percezione di ottenere un sacco di vincite, perché ci sono un sacco di jingle, ottenete un sacco di combinazioni da tre, che in realtà pagano meno rispetto a quanto avete giocato. Quindi anche se ottieni 10 combinazioni di fila, stai perdendo comunque soldi. Ovviamente il gioco d'azzardo in generale non va considerato un modo sicuro per fare soldi, non è un modo per accrescere le vostre finanze, altrimenti non si chiama il gioco d'azzardo. Naturalmente il discorso cambia dove l'abilità del giocatore ha un impatto, e non stiamo parlando di quei giochini nelle sale giochi in cui devi premere il pulsante al momento giusto per bloccare la luce che ruota, perché quello è stato dimostrato più volte come i cosi nei circhi, nel Luna Park, che sono falsificati, cioè sono fatti apposta per non farvi vincere. Sto parlando ad esempio del poker, del blackjack, di questi sistemi in cui comunque la strategia gioca un ruolo. Quello è un ambiente talmente tanto vasto che non andrò a trattare in questo argomento qui. Però vi voglio puntare il riflettore su una cosa: sui gratta e vinci. La percezione, si sa che la percezione dei gratta e vinci è molto falsata rispetto alla realtà. Molto spesso si pensa che i gratta e vinci paghino un sacco, quando non è assolutamente vero mai. Questo è un sistema per calcolare la percentuale, diretto, preciso, almeno non dubitate di quello che vi dico io, lo teniamo per dopo. Guardiamo la probabilità di vincita di un gratta e vinci, questo lo potete cercare su Google. Vi dice Google che la probabilità di vincita di un gratta e vinci è pari a 1 su 3,36, vuol dire che in media un biglietto su 3 è vincente. Me coglioni, cioè è un valore alto, ok? Nel senso, considerate che ci sono gratta e vinci che ti promettono vittorie da 500.000, 1 milione, 5 milioni di euro, un rischio del 30% è un rischio calcolato, un rischio che vale la pena correre. Alla fine spendi 10 euro, 5 euro, 20 euro, però le possibilità di vincere sono molto più alte. Per questo gratta e vinci hanno un'attrattiva molto maggiore rispetto alle slot. Ad esempio le slot, anche quelle più non sto parlando dei casinò dove le cose sono un po' diverse, ma le slot online ad esempio, o quelle da bar, anche quelle più generose di solito non pagano più di una vincita massima pari a 11.000 la puntata che ha fatto il giocatore. 11.000 volte la puntata, se hai giocato un euro sono 11.000 euro, che non sono bruscolini, non li butterei via, però non ti cambiano la vita, mettiamola in questo modo.
vincere 500.000 euro, 1 milione o 5 milioni ti cambia la vita, ok? Ti cambia abbastanza la vita. Per questo, molte persone si rivolgono ai gratta e vinci nella speranza di trovare una possibilità per sfuggire alla povertà, per sfuggire al proprio mutuo, per sfuggire alla propria routine di lavoro e molto altro. Andiamo a vedere i dettagli, perché non è proprio uno su tre. Innanzitutto ti dice che il valore complessivo medio della restituzione in vincite può raggiungere il 75%. Questo cosa vuol dire? Il valore complessivo medio della restituzione in vincite è letteralmente l'RTP. Cioè ti dice che in media, su tutti i soldi che vengono dati dai giocatori al sistema della Sisal, dei gratta e vinci, quanto ti viene restituito è il 75%, quindi più basso del 20% rispetto alla slot machine più scrausa che trovi online. Però le vincite sono più alte, no? Però il 30 è veramente il 33%? No, il 33%, come dice appunto Tommaso, è incluso la possibilità di vincere il premio che è pari a quanto hai giocato, quindi non vinci niente di fatto. E non è vero che vinci, ok? Di fatto sei semplicemente andato pari. Perché se voi andate a vedere le probabilità di vincita e ti dà maggiori informazioni sul sito della Sisal perché è obbligato per legge, vi dice le probabilità di vincita di tutte i gratta e vinci, o almeno di quelli più famosi. Prendiamo il miliardario, un gratta e vinci che mio padre gioca molto spesso, ha giocato molto spesso nel corso della vita. Il miliardario ti promette un premio massimo di 500.000 euro, che al momento mi servirebbero perché devo comprare una casa. Donate, ragazzi, per farmi comprare una casa, metto i donation goal. E ti spiega come funziona, come si gioca, il costo del biglietto è 5 euro. La percentuale di vittoria sarà 1 su 3? No, infatti, probabilità di vincita, e si parla di premi superiori al costo della giocata, diventa 1 su 7,84. Questo vuol dire che, sebbene in media la possibilità di vincere sia 1 su 3, ovvero il 30%, in realtà la possibilità di vincere qualcosa che sia superiore a quanto abbiamo giocato, quindi anche solo 10 euro rispetto ai 5 che abbiamo giocato, è di 1 su 8 praticamente, ok? Quindi è molto molto meno, 12,5% tecnicamente se non sbaglio, ok? Dal 30% al 12,5% già si scende. Però dice, vabbè, 12,5 la possibilità di vincere 500.000 euro. Non è male, cioè posso comunque farla questa cosa qui, ok? Giocare 5 euro non mi cambia la vita, vincere 500.000 euro mi cambia la vita, certo. Ma la probabilità di vincita massima, ovvero dei 500.000 euro, che sono stati stampati 18 biglietti su 108 milioni stampati, è di 1 su 6 milioni di biglietti. Vuol dire che su 6 milioni di biglietti si è stampato solamente uno che contiene 500.000 euro. Quanto sono 6 milioni di biglietti? Quanto sarà lungo un biglietto? Proviamo a fare un calcolo in questo modo. Vuoi che un biglietto non sia lungo 10 centimetri? È sempre 600.000 diviso 1000. Fa comunque 600 km. Prendete i biglietti, metteteli per 600 km e pescate un biglietto nella speranza di ottenere un biglietto che cambia ogni 10 centimetri, quindi in un metro ci sono 10 biglietti, e prendete un biglietto in 100 km e avete la stessa possibilità di vincere. Se voi prendiamo questo 1 su 6 milioni, se lo mettiamo dal punto di vista percentuale, 1, 6 milioni, quindi 60, 600, 6.000, 60.000, 600.000, 6 milioni. La percentuale di vittoria del premio è pari allo 0,00001%. Questo è il valore, è la percentuale di successo che avete nella possibilità di ottenere i premi più alti nei gratta e vinci. Lo 0,00001%. Lo abbiamo tutto? Allora, abbiamo detto che era 6 milioni, ok? Diviso 10, che sono i centimetri, ti dà appunto 600.000 biglietti. Si vede comunque, non sono matematico, perché voglio fare queste cose qui? Era più semplice quando l'ho spiegato prima, anche se avevo sbagliato. Potevate lasciarmi in pace, no? Se un biglietto è 10 centimetri, per fare un metro ci vogliono 10 biglietti. Per fare un chilometro ci vogliono 10.000 biglietti. Apprezziamo l'effort. Qualche matematico che mi dia una mano. Mi sono completamente intrippato. A lot of boring math later. Se ogni biglietto è 10 centimetri, basta fare 6 milioni per 10, mi dà quanti centimetri? Se poi lo divido per 100, mi dà quanti metri? E se lo divido per 1000, mi dà quanti chilometri? 600 chilometri. Avevo detto giusto, non avevo sbagliato, no?
Mi avete detto che avevo sbagliato, ma non era vero. Avevo sbagliato, ma poi mi ero già rettificato. Mi avete mentito. Io che mi fidavo di voi. La possibilità di vincere che te vince di uno su 6 milioni, ma la possibilità di avere della giustizia e dell'onestà da parte vostra è di una su 1 miliardo. Vediamo un po' su Maps quante sono 600 chilometri. Facciamo che andiamo, che ne so, a Roma quanti chilometri sono? 320 chilometri, quindi non basta. Proviamo Napoli. 540, dai. Questo più o meno vi dà l'idea della lunghezza dei biglietti da visita. I gratta e vinci che dovreste piazzare, proprio arrotondati per enorme difetto, e voi dovreste pescarne uno in mezzo e potete ottenere 500.000 euro. Quindi è chiaro che non è fattibile, ragazzi, non è fattibile, non è realistico. Capisco che giocare 5 euro ogni tanto non vi cambia la vita, cioè non è che se vi tenete a parte quei 5 euro siete ricchi il giorno dopo, ma non date soldi a queste cose qui, non fatevi prendere da queste cose, perché poi non è mai solo 5 euro. Entrate in un circolo vizioso che è veramente, da cui è veramente difficile uscirne. Per quanto mi sia perso prima nei calcoli, alla fine, ok? Vi ripeto perché non sono un matematico, spero che il concetto sia comunque permeato.